Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Finalmente, come avrete capito dallo sfondo, sono tornata a Pescara e il primo video che riesco a registrarvi con molta più calma e spero di riuscire a montare è il video appunto degli acquisti. Che cosa ho acquistato? Vediamo un po'. Volta che giro questo video, quindi se in alcuni passaggi magari sono un po' annoiata, scusatemi, fatemela passare, ma purtroppo ho provato a registrare con la webcam, ma avendo il computer nuovo non ho ancora ben capito come funziona Windows 8 e il nuovo Movie Maker, cioè Windows 8 sì, ma il nuovo Movie Maker ancora no. Quindi speriamo che questa volta vada bene, ma passiamo. Odio WhatsApp, ma passiamo agli acquisti. Allora, da H&M, non qui a Pescara perché purtroppo qui non c'è molto, non c'è granché di make-up, ci sono solo luci da labbra e smalti. Ho acquistato la Make-up Sponge, che è appunto questa, è la Simil Beauty Blender, e l'ho pagata 2,95 euro. L'ho acquistata perché la volevo comparare alla mia, che è questa, non fate caso se è sporca, ma come vedete già di una differenza, cioè, c'è già una differenza di grandezza, ma comunque questo vi farò una review di questa, di queste due sponge in un altro video. E stavo dicendo, sempre da H&M ho acquistato un paio di ciglia finte. Io in questo caso ho acquistato queste che come potete vedere sono molto naturali ma che si allungano molto verso la fine dell'occhio e le ho pagate 4,95 euro. Devo dire la verità che già ho notato una grande differenza tra queste e quelle della Elf. Quelle della Elf sono molto più di plastica, cioè sembra, se tu le tocchi senti che sono ciglia finte, che sono plastica, mentre queste senti il pelo più morbido. Non dico che senti una ciglia naturale, ma quasi. Quindi se vi trovate da H&M e volete un paio di ciglia finte, compratele perché sono molto molto buone. Non le ho ancora provate perché volevo farvi un tutorial. Adesso vediamo un po' i colori da abbinare a questo stile un po' glam delle ciglia finte, ma comunque torniamo agli acquisti. Cos'altro ho preso? Ho preso delle maschere, ho preso questi due gusti che sono mirtilli e lamponi. Io ho preso due di entrambe perché? Perché mi costavano 1,95 euro, quindi relativamente poco, e all'interno della confezione troviamo 15 grammi di prodotto. Allora, io ne ho provato una ai mirtilli e se voi riuscite ad usarvi bene 15 grammi di prodotto vi bastano per fare esattamente 3 maschere, quindi cercate di dosare veramente molto bene le maschere perché avere 3 maschere viso a 1,95 euro è una buona veramente una buona alternativa a quelle maschere che costano un po' di più. Per la profumazione sono ottimi, ma comunque questo è un altro video, quindi continuiamo con gli acquisti. Cos'altro ho preso? Da H&M non ho preso altro. Poi da Bottega Verde ho acquistato un primer viso. In questo caso io ho preso la base trucco levigante riempitiva, che è questa, che contiene all'interno 15 ml di prodotto, scadenza 18 mesi. Allora, il packaging è questo, quindi un classico packaging da crema, in questo caso è vetro, e il prodotto è bianco, ma se lo andate a spalmare sulla pelle comunque risulta trasparente. E questo l'ho pagato 9,90 perché l'ho preso a metà prezzo come prodotto al 50. Poi ho acquistato un gel struccante viso e occhi, in questo caso questo è quello all'Aquilaia ed è delicato per tutti i tipi di pelle. Contiene 250 ml, scusate, e ha una scadenza di 12 mesi. Questo l'ho pagato 4,90 perché in questo periodo è in offerta, quindi se vi serve un detergente delicato che non costi molto, questo adesso è in offerta da Bottega Verde. E poi, sempre da Bottega Verde, ho preso un rossettino della collezione Rossetto Diamante
della linea rossetto diamante. Il packaging è rosa, come potete vedere, è sia a lucido che opaco. Il colore è il color geranio ed è questo. Ve lo swatcho. La coprenza non è il massimo, però hanno un effetto lucido veramente alto ed è questo il colore. Poi, questo l'ho pagato 6 euro perché era in offerta. Poi, giù al mio paese in un negozio stile acquasapone, quindi che vende sia profumi che deodoranti per la casa, comunque per l'igiene di casa e personale, ho acquistato questo deodorante della Licia, che è praticamente il Licia antiodore 48 ore Total Fresh. Sono 150 ml di prodotto, scadenza 24 mesi, pagato 2 euro massimo. Non me lo ricordo esattamente, ma massimo 2 euro, perché io non spendo di più di 2 euro per un bagno schiuma, per un deodorante. Poi, sempre in questo negozietto, ho acquistato due prodotti della Garnier. Uno che oramai conoscerete tantissimo e che a me piace personalmente, che è il correttore, il caffeine correttore, praticamente il correttore per le occhiaie, ma che allo stesso tempo sgonfia le borse. L'ho ricomprato nella colorazione beige sabbia ed è quella un po' più scura, ma c'è anche più chiara. E questo è un prodotto che vi consiglio, in primis perché ci sono 15 ml di prodotto, ha una scadenza di 6 mesi e questi 15 ml di prodotto vi durano una vita, e secondo perché effettivamente copre le occhiaie, ma soprattutto sgonfia le borse, quindi ottimo prodotto. E l'ho pagato 7 euro. Altro prodotto sempre della Garnier che ho pagato sempre 7 euro è questo, l'Ultra Lift Pro X. Che cos'è l'Ultra Lift Pro X? Allora, è uno stick a due step. Il primo step è questo bianco che serve per la palpebra mobile, per fare un effetto tensore alle rughe o alle pieghette, insomma, tutto ciò che non è liscio sugli occhi. E il secondo step è questo rosso che serve appunto a sgonfiare le borse. Anche questo l'ho pagato 7 euro. In totale, tra i due boccettini ci sono 10 ml di prodotto, quindi 5 per step, e ha una scadenza di 6 mesi. Questo non l'ho mai provato, quindi vi farò sapere più avanti come mi ci sono trovata. Nel caso voi l'abbiate provato, fatemi sapere come lo applicate e come vi siete trovati con un commentino al di sotto del video. Poi, altri acquisti sempre nello stesso negozio è stato il Lash Stiletto della Maybelline. Allora, questo mascara mi ha attirato tantissimo dalla pubblicità sui giornali. Allora, io in primis c'è da dire che adoro, 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 veramente adoro Eva Longoria, e qualsiasi cosa, qualsiasi film lei faccia e di cui io sono a conoscenza, comunque cerco sempre di vedermelo perché è un'attrice che mi piace tantissimo. E nella pubblicità lei aveva queste ciglia fantastiche. Ho detto: no, devo provarlo. E ci sono due colorazioni, quella nera e quella rossa. Io ho preso la rossa, che è praticamente un mascara lunghezza e volume, mentre la nera, se non erro, è solo volume o solo lunghezza, non me lo ricordo. Comunque, questo l'ho pagato 3 euro e l'ho preso nella colorazione nera, quindi black. Sono 6,8 ml di prodotto, scadenza 6 mesi. Vi farò sapere anche per questo. Poi, ho acquistato sempre in questo negozietto finalmente la Maxi Taglia dello struccante bifasico della Collistar. Allora, io adoro questo prodotto, ve ne ho parlato sia nel video prodotti finiti che in un video preferiti del momento, non ricordo bene quale, ma io praticamente adoro questo struccante. Di solito io i bifasici li utilizzo solo per gli occhi, in modo tale da andare a rimuovere tutto il mascara e tutto l'eyeliner. Questo è fantastico, anche se lascia un po' di patina opaca, cioè un po' di patina oleosa sulla pelle, comunque poi lo andate a rimuovere con un detergente normale. E questo sono 200 ml di prodotto, scadenza 12 mesi e l'ho pagato 10 euro.
Allora, 10 euro sì, per uno struccante sono tanti, però se pensate che questi sono 200 ml, che della Collister non è molto, perché io pagai 150 ml uno struccante bifasico della Garnier 7 euro, quindi quando trovo queste offerte comunque mi ci catapulto. Odio i capelli oggi, veramente li odio perché... Veramente, scusate, mi ci catapulto e quindi lo acquisto. E infine ho acquistato due blush della L'Oreal che sono praticamente identici e sono nella colorazione 250 Honey. Il blush in questione appunto è questo e li ho comprati perché sono in una confezione veramente piccola, anche se all'interno ci sono... Anche se all'interno ci sono 5 grammi di prodotto, quindi più o meno quanto un blush qualsiasi, la confezione è molto piccola, come potete vedere paragonato a uno Essence, vedete è più piccolo e quindi nella pochette occupa meno spazio. Ma oltre a questo, la cosa bella di questo blush è che aprendo il blush e aprendo lo scomparto sotto c'è uno specchietto utilissimo e poi presenta anche il suo pennellino per l'applicazione, quindi a 1 euro ho deciso di acquistarne due anche dello stesso colore perché questo colore mi piace particolarmente. Ve lo faccio vedere ed è questo qui, non so se vedete, comunque è un colore, eccolo qua, è un colore molto molto naturale e nonostante questo comunque si vede ed è molto molto morbido e li ho pagati 1 euro l'uno. Poi, sempre giù al paese, in una cartolibreria che rivende anche make-up, ho trovato lo stand della Astra. Allora, io di solito utilizzo questo fondotinta, che è quello della Calvin Klein, però poiché costicchia e non mi va di utilizzarlo per tutti i giorni e quindi consumare e sprecare un prodotto costoso, ho deciso di prendere un fondotinta da battaglia. E quindi ho preso il fondotinta della Astra, che è questo, ed è il fondotinta Fluid to Powder, che è quello effetto cipria. Devo dire la verità, la cosa che mi ha più colpito è stato il packaging, perché girando appunto la parte silver esce la pompetta e rigirandola rientra dentro e quindi non si preme e non si rischia di perdere il prodotto. Io l'ho pagato 8 euro e sono 30 ml di prodotto, scadenza 12 mesi. Questo è nella tonalità 01 che vi vado a mostrare. Allora, questo è il fondo e vedete, è molto molto cremoso, molto molto fluido ed è anche abbastanza pigmentato e quindi coprente, vedete? A me piace tantissimo, tra l'altro io ho avuto l'occasione di testarlo per un paio di giorni e mi è piaciuto tantissimo, ma ve ne parlerò in un altro video. E infine, tornata qui a Pescara, sono passata da un negozio che si chiama Aprile, se non erro, non so se lo conoscete, e se da voi c'è, che è come appunto Acquasapone, ma quindi che vende detersivi, prodotti per la cura del corpo, shampoo, bagnoschiuma. Ma insomma, un acquasapone, un Mauris, qualcosa del genere. E cosa ho acquistato? Ho acquistato questa terra compatta della Crystal Cosmetics a 2 euro e questa è nella tonalità 08. Come potete vedere, la terra è molto molto scura. Questo perché ho deciso di prendere questa perché volevo utilizzarla per il contouring, vedete? Quindi una terra è una terra adatta al contouring perché se sfumata bene,
Vedete? Comunque fa proprio l'effetto ombra del contouring e non è quella classica terra che ha il sottotono rosso, ma appunto la terra adatta al contouring che ha un sottotono grigio. So che per 2 euro non posso avere un prodotto bio che sicuramente troverò come secondo ingrediente la paraffina liquida, però per 2 euro va benissimo, anche perché sono 10 grammi di prodotto, quindi una bella quantità. E su questa vi farò sapere anche su questa. Fatemi sapere se voi avete provato questa marca con un commentino al di sotto del video, in modo tale che mi orientate su qualche altra cosa magari da poter provare e prendere, perché veramente è la prima volta che l'acquisto. E poi, perché avevo bisogno di uno shampoo delicato, mi hanno consigliato di utilizzare uno shampoo per bambini per il fatto che i miei capelli erano un periodo che comunque continuavano ad annodarsi, ho preso questo. Questo che è il Nivea Baby Shampoo Dolci Carezze. Allora, costava 3 euro, l'ho pagato 2,50 euro, sono 200 ml di prodotto, scadenza 12 mesi. Ho preso questo perché era l'unico tra quelli che c'erano della linea bambini che non presentavano né siliconi e né paraffina, quindi per adesso l'inci dovrebbe essere buono. Ovviamente io non conosco tutti questi prodotti, ma cercherò l'inci sul web. In modo tale che appunto potete vedere se questo shampoo è buono. E ho detto che l'ho pagato 2,50 euro? Sì, l'ho pagato 2,50 euro. E niente ragazze, questo era il mio video acquisti. Ovviamente non ho dimenticato di comprare qualcosa per voi. Nel corso del tempo farò dei piccoli giveaway per premiarvi, per regalarvi qualcosa che veramente sento di regalarvi. Quindi occhio ai video. Niente ragazze, questo era il mio video acquisti, veloce, veloce, veloce perché è tardissimo in primis, secondo perché l'ho registrato per la terza volta e niente, e quarto perché ho comprato pochissimo. Un bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!